Buonasera, buonasera dalla Casa dell'Energia, è l'ultima puntata dell'anno di Nero su Bianco, abbiamo deciso di parlare di, di economia, di lavoro, ne eh, abbiamo marginalmente e di riflesso parlato in tante puntate, dalla città del turismo, che cosa deve diventare Arezzo e anche la... Provincia di Arezzo, con i dati dell'economia che vanno anche saputi leggere, ci sono stati diffusi ad esempio quelli sull'esport con il settore che trascina la provincia, però molto dipende, l'ha chiarito bene la Camera di Commercio, dal fatto che è aumentato chiaramente il costo dell'oro che è tornato a essere un bene eh, rifugio. Eh, il dibattito insomma è aperto e allora ne vogliamo parlare. Intanto con Massimo Anselmi che è un imprenditore che sta andando in controtendenza perché ha fatto una serie di assunzioni di cui vi abbiamo già raccontato e che magari poi ci racconterà, rappresenta Chimera Gold, una realtà importante della nostra provincia. Benvenuto e bentornato. Buonasera. E poi Paolo Brandi della direzione regionale del eh, Partito Democratico che ha fatto un post su Facebook molto bello da cui, da cui partiremo proprio tra poco che eh, diciamo, fotografa molto bene la situazione della, della provincia di Arezzo. Buonasera. Buonasera. Piero Franchini ovviamente che ci aiuterà, con Fabio Mori, direttore della Casa Energia, doveva essere con noi anche Alessandro Mugnai, segretario provinciale della CGL, ma ha avuto veramente... Un contrattempo eh, che veramente non può permettergli di essere qui con noi, ma lo avremo in qualche modo lo stesso perché ci aveva rilasciato un'intervista proprio eh, qualche giorno fa molto forte. Che sentiremo tra poco. Eh, parto da Paolo Brandi. Ecco, per eh, così farci anche riepilogare cosa aveva scritto in questo post in cui. Eh, da una parte no, si, si raccontava questa vulgata no, di vendere giustamente il nostro territorio, le nostre bellezze, quindi anche diciamo, la dimensione turistica, da una parte però aveva messo anche eh, un'immagine no, di, di una delle tante ex aziende diciamo, del nostro territorio. Cosa voleva dire? No, volevo come dire, in qualche modo evidenziare una contraddizione che secondo me esiste il dibattito pubblico, istituzionale e politico in provincia di Arezzo. Essenzialmente questo, da un lato giustamente si lavora per la valorizzazione turistica, per implementare il numero dei visitatori, dall'altro però mi pare che si perdano di vista i cosiddetti fondamentali. Lo spunto me l'aveva dato un articolo di giornale dove si diceva appunto che la Cantarelli non avrebbe ripreso la produzione e rispetto a questo ho notato come si dice, un silenzio assordante da parte delle istituzioni. Ecco, questo un pochino dà da pensare, cioè che in qualche modo si mettano tante energie, che so io, nelle luminarie di Natale, ma poi alla fine, quando si tratta davvero di discutere di manifattura, di impresa e di tutto quello che ne consegue in termini occupazionali, mi pare che ci sia come dire, una certa latitanza. E' quello che poi il concetto che aveva espresso anche la settimana scorsa qui eh, Francesco Macri, presidente di Estra, che diceva: sì, eh, va bene il turismo, però eh, la Grezza ha sempre vissuto, soprattutto no, con eh, i propri settori storici, tra cui quello Orafo in particolare. Quindi, sì, direi, direi di sì. Ora, il fatto di essere d'accordo con Macri un pochino. Eh, infatti, volevo avvisare presso, di questa vicinanza. No, no, ovviamente, una battuta che con Francesco. Siamo amici, ma non è quello il problema. No, il problema vero è che effettivamente se si guarda i dati che tu ricordavi anche della, della Camera di Commercio, ma non solo quelli, perché quando si arriva un po' alla fine dell'anno escono fuori tutte le varie indagini. No? C'è stata quella del Sole 24 ore, quella della Fondazione Simbola, c'è stata quella di avveni eh, sì, Avvenire, cioè, che fotografano una situazione oggettivamente... Non dico di difficoltà, perché poi, se si guarda per esempio quello che dice Fondazione Simbola, sembra che Arezzo sia ai vertici nazionali. Poi si vanno a scorporare i dati e si si accorge che la situazione è complicata. Io, per esempio, ho sotto mano i dati del 2007, quindi i dati pre-crisi, diciamo così, rispetto all'occupazione. E se guarda quello che è oggi la situazione, c'è stato qualcosa come 7.000 posti di lavoro in meno rispetto a dieci anni fa. E questo, ripeto, dà da pensare anche perché l'occupazione oggi, non è che voglio fare qui come si dice le veci di Mugnai, però l'occupazione oggi effettivamente è molto diversa rispetto a quelle di dieci anni fa, più precarizzata, con tutte le difficoltà dal punto di vista dei contratti, quindi oggettivamente la situazione non è semplice, non è facile. E mi dispiace che, lo ripeto. Le istituzioni in modo particolare, che dovrebbero essere quelle che in primo luogo affrontano questa situazione, e non mi riferisco ovviamente soltanto al Comune di Arezzo, pensino più agli spettacoli, alle luminarie che non al lavoro. Ah, tra poco sentiremo proprio la situazione della, che ci racconta Mugnai col suo osservatorio della CGL e ci ha colpito proprio in questa situazione quando eh, no, da Chimera Gol ci hanno detto invece vogliamo fare un appello perché noi cerchiamo personale e tra l'altro diverse assunzioni avete fatto. Eh, come si spiega in un contesto invece così complicato? Sì, effettivamente ci sono delle difficoltà eh, ed è seria la, la crisi che viviamo in Italia, però ci sono anche delle possibilità, quindi noi abbiamo fatto un percorso di innovazione, ad esempio del ciclo produttivo e questo ci ha spinto ovviamente a fare degli investimenti programmati, ma ad avere anche la possibilità e l'opportunità di eh, accrescere i nostri prodotti e quindi di eh, concentrare più all'interno quello che una volta veniva svolto all'esterno, quindi una filiera molto corta. Questo è necessario e indispensabile perché nel mondo della moda noi facciamo accessori per la moda da, da tanti anni, eh, quasi da 40 anni, e la moda ha i, i propri tempi sono sempre più ristretti, sempre più eh, concentrati. E devi dare questo servizio quindi che è formato dalla qualità, dalla quantità quando gli articoli prendono una dimensione importante, e le tempistiche, quindi le consegne. Cioè eh, se ti arrivano 100.000 pezzi eh, o un milione di pezzi da produrre sono sempre 5 settimane. Quindi questo eh, richiede una forte innovazione, quindi una trasformazione continua. E noi siamo sempre in metamorfosi. Adesso abbiamo alcuni reparti che si stanno rafforzando con della robotica e questo quindi ci permette comunque di crescere con, con i volumi e, e quindi ecco qua la ricerca di personale specializzato e non perché il tradizionale è comunque quello che serve sempre quindi l'artigianalità eh, specialmente in questa città ci dà quel valore aggiunto che poi con i quantitativi devi eh, saper trasformare e industrializzare quindi la parola innovazione di cui si sente tanto parlare non è una parola vuota nel senso che poi è quella forse che permette di rimanere sul mercato sì sì perché come conosciamo bene eh, in Italia l'artigianalità è quella che eh, ha dato la forza insomma, a, a, alla, alla fantasia e al successo nel mondo del Made in Italy e ad Arezzo assolutamente non, non è mai mancata questa artigianalità, il saper fare e, e non solo perché siamo riconosciuti nel mondo per eh, forti eccellenze che abbiamo avuto qui in città e che tuttora comunque creano la differenza. Eh, la cosa interessante è che eh, in alcuni settori come quello moda devi anche poter eh, trasformare questa artigianalità in un qualche cosa eh, che possa essere prodotto sempre con quelle caratteristiche artigianali ma con numeri eh, diversi. Quindi servono le due competenze, l'artigianalità ma anche una visione eh, più industriale. Ecco perché l'innovazione è necessaria, indispensabile. Quante assunzioni avete fatto? Eh, circa 25 persone nell'ultimo semestre, e anche a gennaio entrano altre 6 persone, eh, tra cui un ingegnere, eh, uno addetto alle automazioni, perché è un, è un reparto che vogliamo eh, coltivare all'interno proprio perché eh, la visione che abbiamo è quella proprio di continua evoluzione, una metamorfosi che appunto trasforma continuamente eh, sulla base delle esigenze che poi la moda richiede. Andiamo a sentire allora eh, che cosa ci aveva detto Alessandro Mugnai proprio sul lavoro, parla addirittura insomma, di un sindacato assediato sia per le vertenze sia insomma, per i vari eh, problemi e che cosa ne pensa anche appunto di questa eh, vocazione, di questa dimensione soprattutto turistica di cui tanto si parla. Abbiamo aperto la Michelangelo ancora ora come crisi, 40 dipendenti nella Valtiberina, e questi 40 dipendenti fanno prodotti di accessoristia per l'alta moda. Eh, allora se pensiamo che Arezzo possa ritirarsi su col turismo e basta... Se persi il capo. Il grido di allarme di Alessandro Mugnai, segretario provinciale della CGL Aretina, è forte e chiaro. L'emorragia di posti di lavoro nella nostra provincia non si ferma anche in questo 2019. Arezzo scivola giù in numerose classifiche. Quella più recente è quella redatta da Italia Oggi, dove siamo passati dal ventesimo posto al cinquantesimo. Il reddito medio ufficiale di 19.000 euro e Arezzo crolla proprio su affari e lavoro che un tempo invece erano il nostro forte. Il terziario è fondamentale, però deve essere in un contesto generale. La Germania non è una potenza perché ha un buon turismo, un buon sistema di servizi. È una potenza perché la manifattura industriale, tra l'altro, è, è passata avanti a quella italiana. Deve tornare. Prima in agenda come argomento il lavoro manifatturiero, perché questa provincia ha dato dimostrazione sempre di avere capacità e possibilità. Questo vogliamo e questo è un punto di partenza. Un declino non solo economico ma anche sociale sul fronte della salute, per esempio Arezzo è al settantesimo posto e le sorelle dell'area vasta al settimo, Siena e tredicesimo, Grosseto. Gli uffici che si occupano di vertenze sono pieni, così come quelli che si occupano di disoccupazione. Le vertenze sono aumentate o diminuite nel periodo della crisi? Sono aumentate in maniera vertiginosa. Abbiamo le nostre camere di lavoro assediate, le abbiamo assediate al secondo piano dove c'è l'ufficio vertenze. Le abbiamo assediate al primo piano dove c'è l'INCA per le disoccupazioni, per gli ammortizzatori sociali. È l'ennesimo esempio di una città in declino. Va detto, non è questo per fare il pessimismo o per fare il sindacalista che porta sempre i problemi. Non è un problema di sfortuna. Ora servono le volontà, soprattutto istituzionali. Il sindacato deve fare il sindacato, Confindustria deve fare Confindustria, ma le istituzioni amministrative e le parti politiche devono ridare riavvio, una nuova stagione per questo territorio, se no non compicciamo niente di buono. Allora, dice Mugnai, caro Diego, no, se noi pensiamo insomma, di. Eh vedere un Arezzo no, che vive solo di turismo, per dire, parafrasare, abbiamo perso il capo, dice eh, Mugnai, e appunto ci descrive questo sindacato preso d'assedio, cioè è detto, non è per fare il solito sindacalista, avete sentito, il solito sindacalista catastrofista, però la situazione che noi vediamo è questa. Eh, però mh, quello che mi chiedo, è, non bisogna neanche no, mettere per forza in collisione comunque una cosa positiva, no, che è questo afflusso di turismo, poi è chiaro che a questo va accompagnato tanto altro, quindi non è per forza che uno esclude l'altro. No? Sì, ecco, io penso che eh, non vorrei che queste diciamo, cose sporadiche, così appunto, fossero delle passeggiate, è vero che eh, chiunque viene ad Arezzo vedrà la, la nostra città, che è una città d'arte, una città credo che una tra le più importanti, perché da noi sono passati tanti personaggi che credo che sia difficile trovarne un'altra città dove ne sono passati tanti così, se non la capitale per dire. Però ecco, quello che io eh, penso e credo che ormai dalla mia veneranda età e avendo vissuto appunto la fase diciamo, storica appunto, diciamo di quello che è stato il dopoguerra, più là del dopoguerra chiaramente, però ecco... E questa vol volontà appunto di cercare di creare... Io mi ricordo che eh, Fanfani eh, che diceva, onorevole eh, Fanfani, ma che diceva ai ragazzi, ai giovani, ma cosa fate nelle campagne? Andate a lavorare nelle fabbriche. E quindi eh, nacquero tante fabbriche. Quindi, e lì si vedevano tanti di quegli autobus, come ora se ne vede per il turismo 170 o 150 si contano così e lì si vedevano la mattina se andavamo nelle varie fabbriche e lì erano era molte meno macchine però tante più corriere e poi per invece lo... c'è anche quella vuota che della TM no? che andavate contro nonostante questo ora ora perché, come è cambiato perché, il tempo perché, perché, chiaramente ora non essendoci più gli operai che vanno alla, alla Cantarelli eh, la, la corriere è vuota quindi ecco Secondo me, ecco, diciamo che come giustamente hai detto te, eh, bisognerebbe cercare di coniugare ciò che è eh, il turismo, e quindi ben venga. Però ecco, poi dopo, secondo me fatto in questo modo eh, è un po' pericoloso. Perché se noi andiamo a vedere di gente che lavora su questo, eh, abbiamo letto i 70, 80 assunti a ore per tempi poi parla anche che assunti anche in qualche modo, insomma, no? vuol dire così. O anche no. Ah, o anche no, insomma, <ride> per dire. e quindi, eh, Mentre invece eh, a me piacerebbe di più eh, sapere che quei 166.000 aziende artigiane che hanno chiuso da primo dell'anno ad oggi, eh, eh, mi piacerebbe che fossero quelle che funzionassero. Perché eh, vai, diciamo... Sta passando questa quest idea, che l'ho detto più volte e lo ripeto, però fino a che non mi contraddiranno, fino a che non vedrò che cambiano le cose, che i frutti per averli bisogna tagliare i rami. Ecco, io non ho mai visto nei fusti degli alberi nascere i frutti, io l'ho visti sempre nei rami. E, ecco. e qui si sta, secondo me, facendo questo. Cioè, sembra, appunto, come diceva Paolo Grandi, che eh, tutto si... Uh, alla fine si fa una grande festa, si mettono le luminarie, eh, poi si fa uh, magari due o tre sacri e, e finisce tutto. No, io credo che bisognerà mettersi a sedere intorno a un tavolo e credo che eh, sarà importante veramente fare questi tavoli che una volta si facevano per confrontarci, per parlare fra di noi e, e poi magari battere anche i pugni sopra il tavolo. Però oggi, no, oggi si, si, si batte i diti sopra questi smartphone oppure e quindi ecco e non so se poi ci capiamo perché mi sembra che non, la politica è secondo me sempre più distante da, 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 dal mondo del lavoro diciamo perché io vedo che onestamente mh, ci sono delle, delle situazioni e delle, delle cose che vengono de, prese così di punta come cioè che proprio non ha niente a che fare nel far valorizzare il, il lavoro che noi abbiamo, come è stato detto, dell'export, quindi della qualità, di tutto ciò che eh, diciamo dal, dal, dal mondo vogliono da parte degli italiani, perché dal mondo vogliono tutte quelle cose che noi sappiamo fare e che, e che effettivamente, e per fortuna i dati stati dicono che per fortuna il, questo export anche se di piccola cosa, però mi sembra un euro e 20 in generale, c'è e quindi c'è il positivo e quindi ecco, quindi quello che dico è questo, io mi raccomando perché probabilmente io ho il nipote e la figlia, il nipote, quindi ecco, mi raccomando per loro perché non vedo un bel mondo, non vedo una situazione che posso dire ecco, ora sono felice, ho lavorato tutta la vita e vedo che poi per loro ci sarà qualche possibilità eh, buona, perché effettivamente dove metto le mani, con la mia esperienza, e là trovo sempre molte difficoltà. E non so come faranno, appunto, ora, forse Fabio ci saprà dire un po', come un po meglio, perché eh, onestamente lui è più sì. giovane. Quindi. Io volevo fare un piccolo escursus velocissimo dal punto di vista normativo, cioè mh, siamo passati diciamo, il nostro codice civile del 42 già diciamo al suo interno a una normativa lavoristica ovviamente molto blanda, e quindi siamo passati diciamo, da una normativa pura di codice civile a un, un atto che poi è stato lo Statuto dei lavoratori nel, nel 70, la legge 300 del 70 che in qualche modo ha cominciato a impegnarsi nel... Nel normare e nel mettere diciamo, i puntini sulle i nel, nella normativa lavoristica. Quindi abbiamo fatto un grande passo avanti nel 70, poi a un certo punto sono arrivate tutta una serie di atti, come per esempio l'ultimo è il Job Act, che in qualche modo hanno, sono. Eh, hanno creato un palcoscenico di precarizzazione incredibile. Questo diciamo in qualche modo ha aggredito tantissimo quelli che appartengono un po' alla mia generazione, cioè ai cosiddetti millenni, alle trentenni, eccetera. Cioè, siamo, siamo stati catapultati in un mondo del lavoro totalmente differente senza quelle tutele che appartenevano, diciamo, ai nostri ai nostri padri, ai nostri nonni, quindi vediamo l'articolo 18, vediamo tutte le, le varie garanzie che il lavoratore subordinato e non aveva prima del, dell'intervento appunto di quelle norme che ho detto, quindi Job Act e successive modificazioni, per arrivare a un palcoscenico lavoristico che oggi io definirei abbastanza da terzo mondo. Cioè eh, i miei coetanei, ma anche quelli. Eh, leggermente più grandi di me, nonché poi quelle delle generazioni successive, vivono costantemente in uno stato di precariato, dove il contratto nazionale, il contratto collettivo nazionale, è eh, applicato da dei sindacati che sappiamo che noi sindacati in Italia non sono organismi riconosciuti, quindi nel senso stipulano erga omnes, ovvero quando il, il sindacato va a stipulare col datore di lavoro, eh, stipula per tutti, perché ovviamente rappresenta tutti i lavoratori, però non è un'associazione riconosciuta, quindi non, non si sa quale sia, il, quale sia diciamo, il, il cavillo giuridico che possa permettere questa contrattazione erga omnes per tutti, se appunto non è un'istituzione riconosciuta. E in successiva battuta il contratto di diritto privato è un contratto oggi che non ha più nessun tipo di tutela o comunque ne ha veramente pochissime. Quindi è chiaro che con un mercato del lavoro, con un palcoscenico lavoristico di questo tipo non ci possiamo aspettare che l'economia cresca. La forza lavoro e le garanzie che la forza lavoro ha all'interno del proprio contratto sono quello che in qualche modo fa, fa sì che una persona vada volentieri al lavoro la mattina o non vada volentieri al lavoro. Dipende molto da, da come viene pagato, da chi viene pagato e quali garanzie ha. In seconda battuta c'è un problema congiunturale che è il problema diciamo, dell'aiuto all'impresa, cioè l'imprenditore che non deve essere considerato la parte diciamo, che si mette in contrasto col lavoratore, ma devono essere due parti che collaborano per far sì che il sistema economico eh, vada diciamo, a gonfie vele, non riescono più a collaborare e in qualche modo si, si creano delle schermaglie che oggi sono all'ordine del giorno e la parte amministrativa sia di governo centrale che di governo cittadino non dà l'aiuto alle imprese, questo si vede anche sul territorio retino stesso, l'abbiamo detto prima, il motore del, dell'economia sono le imprese manifatturiere nel nostro settore, l'impresa ora fa come ho detto prima Massimo, e non mm. vengono aiutate, vengono fatte tutta una serie di palliativi come le luminarie di Natale e l'aumento sicuramente della parte del turismo che c'è stata, c'è stato un più 50%, quindi questo è un dato importante, però ovviamente non si può pensare di fare punti di pil con, eh, con gli autobus che vanno ai mercati di Natale cioè bisogna cercare di dare forza alle imprese, di dare forza all'impresa manifatturiera e di dare forza ai negozianti che aprono la sala cinesca tutti i giorni tra l'altro dopo le nostre trasmissioni, eh, nel senso a seguito anche del dibattito che si è aperto ce l'aveva detto qua l'assessore Comanducci, no? qualche settimana fa aveva anticipato questo provvedimento che la giunta avrebbe preso per, Sayo, per alcune vie di Saione dove ci sarà l'esenzione COSAP no, per tutto il 2020. Torniamo tra un attimo. Ripartiamo dalla Casa Energia, stiamo parlando di economia e lavoro, ripartiamo proprio dai dati della Camera di Commercio che ha fatto in questi giorni il bilancio di fine anno, sentirete in particolare il segretario generale Giuseppe Salvini no, che contestualizza proprio il discorso del mercatografo. È tempo di bilanci per la Camera di Commercio di Arezzo e Siena, il 2019 è stato di fatto il primo vero anno di gestione dopo la fusione. Importanti i numeri dei servizi erogati alle imprese. Un'attività intensa quella di quest'anno, con risorse ingenti investite sui territori, un'attività non solo amministrativa, da un punto di vista amministrativo io vorrei ricordare oltre 30.000 pratiche del registro imprese gestite, oltre 3.500 bilanci depositati in Camera di Commercio, 5 5.000 analisi, 27.000 certificati per l'estero, quindi una mole di attività amministrativa, ma come dicevo prima non solo, tanta attività promozionale, attività promozionale che si è basata sulle attività del futuro, quindi sul digitale, sul punto impresa digitale, qui abbiamo fatto dei bandi importanti, oltre 200 mila euro per le imprese del territorio di Arezzo, i bandi per l'alternanza scuola-lavoro e vorrei ricordare le tante iniziative ormai collaudate, storiche, i cardini della promozione del territorio, dalla fiera antiquaria alla fiera di Anghiari dell'artigianato, alla fiera del mobile antico di Cortona, quindi tante attività collaudate, storiche, su cui si è fatto tanto marketing e turistico. Per arrivare alle ultime iniziative, le vorrei sottolineare, che hanno caratterizzato il Natale Aretino. Tutte le collaterali, dal mercatino tirolese al mercatino di Saiacopo al mercato dei prodotti enogastronomici e dell'agricoltura sotto i porti, ci hanno visto tutte queste attività, un contributo della Camera. Quindi un'attività importante, direi, a sostegno dell'economia del territorio. Sotto il profilo dell'economia del territorio schizza alle stelle il dato dell'export, soprattutto è importante l'investimento nell'ingotto, un dato però che va letto in chiaro scuro. Un invito sempre un po' di prudenza anche sui dati dell'export perché abbiamo uno scenario in rallentamento, questo export è molto... Condizionato anche dall'oro da investimento, quindi sono le banche che comprano perché è sintomatico di una crisi in arrivo. Quindi si cerca un bene-rifugio che per eccellenza è l'oro, quindi c'è questo rastrellamento di lingotti da parte di investitori istituzionali, sistema bancario. E poi c'è la Brexit che indubbiamente anche per le imprese del nostro territorio avrà delle importanti ripercussioni. Per, per capire quelle che saranno davvero le ripercussioni dovremo aspettare eh, i prossimi mesi per capire davvero come eh, riusciranno a chiudere poi le trattative che sono in atto tra eh, appunto il Regno Unito e, e la comunità europea perché questo sarà evidentemente il nostro ehm, segnale di riferimento. Sappiamo già, ad esempio, che per quanto riguarda Borsa Italiana, che come sappiamo è una società che è partecipata in maggioranza dalla, appunto, dalla Borsa Londinese, ci sono state diciamo, delle dichiarazioni distensive di nessun arretramento, quindi evidentemente i mercati saranno sempre vicini. Ovviamente cercheremo di capire quanto e come. Riparto da Massimo Anselmi proprio sull'export. Voi che rapporto avete con... Con Chimera Gold, no? con appunto il commercio estero. Eh, allora, non è un proprio rapporto diretto con sì. l'estero, nel senso che noi lavoriamo per casse di moda anche francesi, ma che eh, negli anni hanno costituito società italiane. Quindi abbiamo un rapporto con lo stile direttamente con la casa di moda, ma spesso eh, le produzioni vengono industrializzate appunto con le società che hanno base qui in Toscana, diciamo, prevalentemente per la pelletteria. Quindi è, è un mix, è un estero in parte, e, però abbiamo tutta una serie di, diciamo, di caratteristiche che riguardano l'estero, come ad esempio i collaudi che vengono fatti all'interno, quindi ci sono tutta una serie di eh, percorsi e di criteri che sono molto rigidi da questo punto di vista. Ecco, diceva prima no, Fabio Mori anche dell'imprenditore, che... Di che cosa avrebbe bisogno un imprenditore? Cioè che cosa un imprenditore sente che manca? Questa mancanza a volte anche di, di sostegno, di aiuti che uno si attenderebbe? È un'esigenza ecco, che l'imprenditore sente davvero? Ma diciamo che eh, credo gli italiani in generale eh, sono stati sempre molto bravi a, a trasformarsi. E sicuramente anche le imprese nella nostra città, molte delle imprese, sono riuscite magari a trasformare la propria produzione. quindi... Eh, a trovare o nuovi mercati o appunto molte aziende orafe oggi producono metallo comune, il cosiddetto eh, metallo comune, quindi ottone, zama e altri, e altri materiali. Eh, siamo molto abituati a, a pensare, eh, diciamo, ad uscire da certe problematiche facendo riferimento alle proprie forze, perché effettivamente non c'è da aspettarsi molto. Eh, quindi da questo punto di vista almeno per quello che mi riguarda, ho sempre fatto riferimento a quello che erano le nostre possibilità, superando anche delle difficoltà perché in tutte le aziende ci sono momenti dove nella fase di trasformazione devi sostenere e credere molto in un progetto, ma se l'obiettivo è chiaro e quindi eh, cerchi di individuare quello che può essere un, diciamo, un risultato finale, con un po' di perseveranza lo puoi raggiungere. Questa è la parte positiva, che comunque rientra nelle caratteristiche, credo, di tutti gli italiani. E la zona di Arezzo è, diciamo, è più complicata di altre o è come le altre? Diciamo? Ma in passato lo era, perché appunto nel nostro settore si fermava nel Valdarno, quindi già ad Arezzo per problematiche, ad esempio, non avendo aer aeroporto, non avendo vie di comunicazioni eh, come ci si aspetta in una città industriale, la difficoltà c'era, tant'è vero che io spesso... Eh, Prendeva, andava a Parigi, faceva almeno due o tre viaggi mese a Parigi, e questo fino a 15 anni fa. Poi, appunto, negli anni eh, le aziende, eh, le maison francesi, sono eh, arrivate qua in Italia con le proprie basi, quindi è molto più semplice collaborare e mettere a punto le produzioni. Effettivamente, questo nel nostro territorio, quindi nella nostra città, è stato un, un, un punto difficile da superare. Si diceva no, dell'assenza prima... di risposte delle, diciamo, anche da parte de, credo, no, delle istituzioni a più livelli, ma la politica che cosa può fare oggi no, per sostenere, favorire l'insediamento magari delle aziende, l'aiuto delle aziende stesse, perché poi anche la politica appunto stessa no? non ha forse grandi strumenti oggi. No, ora sentire parlare di aiuti con le normative europee eh, diventa complicato, eh. no? Ma, ma a parte questo che è una battuta. No, io credo che la politica a partire da quella locale dovrebbe avere una visione. cioè capire in quale direzione andare, ovviamente confrontandosi con i soggetti sociali, ma capire appunto in quale direzione coniugare lo sviluppo. In passato, lo ricordava prima molto bene Franchini, questo c'è stato. Penso ad alcune amministrazioni illuminate, devo dire la verità, della, della città di Arezzo che hanno determinato un certo modello di sviluppo. Oggi questo manca, mi pare che manchi appunto una visione d'insieme. Poi i problemi sono tanti, ovviamente, messi uno sull'altro, rischiano di diventare forse anche una montagna insormontabile. Io però credo che bisognerebbe affrontarli uno alla volta. Ne cito alcuni, il tema del credito, per esempio, che è un argomento che spesso sfugge e che invece è essenziale per quanto riguarda le imprese. Nessuno, o pochissimi, si sono posti il tema di cosa ha significato ormai negli anni passati l'introduzione di Basilea II per tante imprese della provincia di Arezzo. Questo è un argomento che forse va affrontato. Non ci siamo posti forse fino in fondo e non abbiamo capito fino in fondo cosa potesse significare la crisi di una banca del territorio. Anche su questo mi pare che la politica in qualche modo sia sfuggita alle sue, non dico responsabilità perché poi responsabilità dirette sulla questione della banca non c'erano indipendentemente dal Cancan can che ci è stato fatto sopra, però è altrettanto vero che quando scompare di fatto una banca del territorio è un argomento che dovrebbe interessare tutti in modo particolare le istituzioni. Il tema della formazione per esempio, la mancanza di intreccio, di colloquio e di dialogo che c'è tra istituzioni e imprese in questo caso. Cioè, per esempio di quale figure professionali hanno bisogno le imprese aretine. Su questo ci si lavora con finanziamenti ad hoc per costruire e quindi coinvolgendo anche il mondo della scuola, per costruire delle figure in grado poi di poter entrare all'interno del mondo del lavoro. Quindi gli argomenti come vedi sono, sono molteplici. Il problema vero, lo ripeto, è secondo me manca un pensiero lungo, cioè capire come ci si rapporta rispetto non al prossimo anno ma di qui ai prossimi dieci anni. Tra l'altro sulla mancanza Fabio, no, ti ricordi abbiamo fatto una puntata soprattutto sul settore tecnologico, eh, abbiamo avuto no, la, proprio un imprenditore no, che eh, ha una realtà tra l'altro importante, diciamo, importante anche forse poco conosciuta dagli Aretini, ma molto conosciuta fuori, che ci diceva proprio che eh, arrivano, lui assume un sacco di persone, anzi ne vorrebbe assumere ancora. Ma non, non c'è qui materia prima da questo punto di vista. No, Brandi ha, ha, diciamo, ha sottolineato una cosa importante, cioè l'accostamento la, tra istruzione, didattica, formazione e mondo del lavoro, che sono poi un connubio indissolubile. Se non si formano soggetti per ricoprire determinate posizioni all'interno delle aziende del territorio o comunque le aziende che offrono lavoro, non si formano quelle personalità che servono, ovviamente è chiaro che si crea tutta una serie di soggetti che, pur avendo un alto livello di formazione, sono comunque dei soggetti disoccupati. Questo è perché, come ci diceva Bistoni l'altra volta di Lasco, che è stato ospite con noi nelle precedenti puntate, ci diceva che lui ha bisogno di un sacco di ingegneri, ha bisogno di ingegneri informatici e personalità di questo tipo che ovviamente non riesce a reperire sul territorio e perché non ci sono istituti didattici, non ci sono istituti di formazione, non si è creato un tessuto universitario d'Arezzo, come abbiamo sempre sostenuto, o meglio, siamo diventati e siamo ancora un satellite di Siena che non, non si riesce bene a capire per quale motivo noi non riusciamo con la nostra spinta a creare un polo insieme alle aziende importanti dell'IT, un polo che formi e che selezioni quelle stesse personalità che poi vanno a ricoprire ruoli strategici all'interno delle stesse aziende. Cioè è proprio un circolo virtuoso che noi non siamo riusciti a creare. Ovviamente dopo si dice fuga di cervelli. L'Italia è affetta da questa malattia come, come ne è affetto appunto Arezzo nel, nel suo piccolo. Cioè non riusciamo a creare quell'asse tra mondo universitario e mondo diciamo di didattica superiore, ma anche di, di didattica di primo livello e mondo del lavoro. C'è un distacco insanabile. Ecco, chi mi raccoglie su queste assunzioni ha fatto fatica a farle? Ha trovato ecco, diciamo, le specializzazioni che cercava facilmente? No, non è stato facile facile, abbiamo analizzato molto bene le varie figure, per alcuni reparti è stato più semplice ma in altri casi difficile, effettivamente la formazione cioè, è una cosa importante, non è semplice trovare appunto, figure con una certa formazione, spesso devi andare a cercare certe figure che lavorano in altre aziende, magari proprio perché c'è una carenza. Questo è un, è un po' un peccato perché insomma, noi puntiamo molto sui giovani e quindi eh, sarebbe interessante avere una formazione diretta. Tra l'altro come azienda eh, siamo sempre sensibili a questo tema, abbiamo anche è il secondo anno che facciamo eh, borse di studio proprio perché è un, eh, è un tema molto sen, sen, sentito per noi e siamo molto sensibili in questo. Sul, arrivo subito. Piago, volevo chiedere a, a Paloprendi perché accennava Fabio no, della forse volevi dire no, una certa suddi, no, sudditanza, ma insomma rispetto a Siena no, si è parlato molto in questi anni della, di questa sorta di così, marginalità di Arezzo, soprattutto in altri sì. tipi di vicende no, legate alle aree vaste eccetera di Arezzo nei confronti eh, di Siena, Arezzo paga un po' anche, non lo so una debolezza politica da questo punto di vista rispetto ad altre province mm. Non lo so, io quando sento parlare di aree vaste mi si rizzano i capelli in testa, ma lo Beh, dico, dico senza polemica, perché si è pensata all'area vasta per la sanità e abbiamo visto i risultati. Si è pensato dell'area vasta per lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti e si è visto come ha funzionato. Si pensa all'area vasta per quanto riguarda la promozione turistica e non credo che possa in questo senso funzionare. Per cui ecco, su questo forse ci starei più attento. Qui sono state scelte eh, a livello regionale che francamente a me non hanno trovato granché d'accordo, dico la verità, perché io continuo a sostenere che ogni territorio ha una sua specificità. E non si può applicare meccanicamente modelli che vengono da altre situazioni. Penso alla Francia, penso la stessa Danimarca. Intanto qualcuno cita la Danimarca come se fosse l'esempio. Sì. Io vorrei ricordare che la Danimarca fa la metà degli abitanti della Lombardia. Cioè, rendiamoci sì. conto, qualche volta quando si parla di queste cose. Allora, noi abbiamo le nostre specificità, in particolare per quanto riguarda la Toscana. Non so se si tratta di sudditanza o meno. Io credo che oggettivamente Siena, per certi aspetti, risulta essere favorita, penso alla sanità, proprio per la presenza dell'università. E questo effettivamente è un dato innegabile. È altrettanto vero che, se si guarda la storia delle università a partire dal Medioevo, non è che la voglio fare troppo lunga, ma la prima università è stata ad Arezzo e non a Siena. Quindi evidentemente nel tempo qualcosa si è perso e non credo che sia solo responsabilità degli ultimi, degli ultimi decenni, però alcune cose possono essere fatte. Il suggerimento che è stato dato è di mettere insieme da un lato la forza delle istituzioni e dall'altro la forza delle imprese per creare un polo che possa rispondere ai temi dell'occupazione e dell'economia nel nostro territorio sarebbe una grande sfida da portare avanti. Quando io dico bisogna guardare un pochino più là del, del domani o del domani l'altro, dico questo, è chiaro che sono cose che non si costruiscono in tre giorni, si costruiscono nel tempo, si costruiscono con l'impegno e anche qualche volta con, con la fatica, ma credo che alla fine potrebbero dare dei grandi risultati. Piero? Sì, dunque io... Allora, mh, proprio riferendomi all'ultimo allenamento che faceva Paolo appunto, e Io ecco, penso che ehm, onestamente non c'è questa volontà di, di, di far sì che eh, ci si incontri tra più soggetti per cercare di risolvere il problema. Eh, una volta, ripeto, si facevano questi tavoli e eh, usciva fuori delle, delle, delle cose che. Dopo aver discusso, magari anche nottate, io tante volte con Paolo ci siamo anche incontrati, a certe, a, 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 a spesso invece, di diciamo, a suo tempo, di notte. Però quando si usciva, si usciva con un, con un discorso giusto, fatto. E oggi invece, cosa succede? Succede che partendo da, da chi ci governa, per dire che è, a chiacchiere diciamo che non gli si sta dietro, perché onestamente noi vediamo anche i giornali trovano difficoltà a stargli dietro a quello che annunciano che poi dopo, dopo non si fa più, poi dopo si farà forse, eh, ecco. E quindi la difficoltà, diciamo che, che è, la prima difficoltà che incontriamo è questa. E quindi noi abbiamo visto che i nostri ragazzi, i nostri ragazzi uno su quattro, non capisce ciò che gli viene spiegato, ciò che gli viene detto, ciò che gli viene... Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che noi eh, andiamo avanti a, a, a passo di lumaca, perché eh, cioè, ancora siamo lì a, con i licei, con le, 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 le cose di cercare di fare, e ci mancano i medici, e ci mancano appunto tutta questa gente che eh, potrebbe essere impiegata appunto nelle, nelle, nelle nuove tecnologie, nelle nuove, nei nuovi modi di lavorare e ci mancano, diciamo oggi purtroppo ancora noi siamo a, a formare della gente che eh, non serve, eh, praticamente gente che poi non troverà lavoro e vediamo i nostri ragazzi stamani proprio si parlava di circa 990.000, 97.000 anzi, ragazzi che sono all'estero, che sono andati, se ne sono andati, quindi ecco, perché, perché, e ora tornando al discorso di Siena, e a me anche questa Università di Siena che aveva ramificato un po' qui su Arezzo, non mi sembra che abbia fatto delle cose eccelse per ciò che serviva ad Arezzo, perché ad Arezzo non serviva i, i scienziati atomici o qualcos'altro, eh, cioè, no, qui ad Arezzo serviva serviva la gente che lavorasse nelle fabbriche, che avesse a che fare con, con ciò che era la nostra lavorazione manifatturiera e quindi e e, e, i tessuti, il loro, quindi ecco, quelle cose lì sono state completamente abbandonate da tutti. Fatto e un master adesso eh, sì. diciamo, però tu dici: i eh, ma master, qualche... Di, di master cioè, io questi master qui, anche eh. questi, no, ci come... sono, sono stati ma... anche diversi insegnamenti ma... lavorativi. Ma che parola c'è? Cioè, cioè, ma... cioè, non è un no. corso di laurea però... no, cioè. no, sì, ma però cioè, i master va bene, però dire, poi dopo, quando escono i lì, certe volte si sente dire che insomma le preparazioni sì. sono, sono sì. zero su di lì, insomma, No, quindi ecco. Ecco, credo che noi abbiamo molto ma molto bene imparato a eh, come, eh, come dire, incantare. Ecco, cioè, eh, io mi ricordo gli eh, incantatori di serpenti che fanno... Cioè, eh, qui ora siamo arrivati che eh, onestamente i nostri politici, più o meno, ma diversi, eh, sono lì che fanno gli incantatori no? Proprio, cioè, e riescono anche a incantare perché chiaramente... Il popolo che poi eh, chiaramente ha bisogno del lavoro, ha bisogno di, 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 di come fare per pagare le bollette, ecco, alla fine eh, chiaramente ascolta anche quello che gli dice. Ma sai, forse io ti prometto che un giorno verrà che ti farò fare le, cioè, le. Quindi, ecco, secondo me qui bisognerà, come ho detto dall'inizio rivedere molte cose, ma prima si fa e meglio è, perché non abbiamo tanto tempo, non abbiamo tanto tempo per poter dire, perché i nostri giovani, se non le nostre eccellenze, quei pochi che riescono a essere formati, dopo aver, aver speso anche soldi per formarli, questi se ne vanno, vanno all'estero e ci salutano e, e chi è che prende le risorse di questa gente preparata eh, sono gli altri, non noi. Torniamo subito. Ultima parte di Nego Sobianco, dalla Casa Energia, stiamo parlando di economia e lavoro. Tra le notizie positive di, delle ultime settimane, eh, siamo andati a vedere il caso di Uno Maglia, che eh, anche questo è un caso in controtendenza, nel senso che qui c'è stato un vero e proprio ampliamento. Vediamo. In tempo di crisi economica è sempre una buona notizia, un'azienda che raddoppia. È il caso di Uno Maglia, stabilimento del Valdarno, che lavora maglia in Jersey. Noi produciamo abbigliamento in jersey, abbiamo questa, questa specializzazione. Ora, il jersey è una materia eh, molto eclettica, molto duttile, perché in jersey si possono realizzare delle semplici t-shirt oppure degli abiti molto, molto complicati. Il jersey è una materia che può andare dagli 8 euro al metro agli 80 a seconda di quello di cui è composto. Noi siamo particolarmente bravi soprattutto nella, nella realizzazione di abiti da donna. La modelleria di questo tipo di abbigliamento richiede una particolare capacità di gestire una materia che è bielastica e che quindi ha delle caratteristiche molto piacevoli nell'indossare ma molto molto difficile da trattare nella, nella progettazione e nella produzione. Circa 100 i dipendenti attuali, l'azienda ha così deciso di continuare a rimanere in Italia e investire nel nostro Paese. Sono i nostri clienti che non ci chiedono di delocalizzare ma anzi di produrre eh, qui nel territorio e che si rivolgono a noi. Un made in Italy e dovrei dire un made in Toscana barra Umbria perché poi il nostro distretto produttivo è un distretto molto molto di, di prossimità. Insomma, ci fa piacere che ci siano anche appunto queste, queste notizie, come ci sono varie realtà in vari campi, anche quello delle innovazioni, di cui diciamo prima, ci sono realtà che ovviamente vanno molto bene. Eh, chiedo a Paolo Brandi, eh, abbiamo qui ad Arezzo, no, nel senso la città del Natale è comunque è stato, al di là di se uno sia della corrente di Pasquale Macri o della corrente comunque favorevole comunque il flusso c'è insomma, insomma i dati sul turismo sono chiari la e la città della dell no? città Bellina è stata quella che ha detto Angelo Rossi, la città del Rocchio. Sì, ma lui ha detto anche... Vabbè. comunque vabbè. Sì, il um, Comando dice probabilmente no, ragiona più che da politico da imprenditore no? e quindi è riuscito a, forse per questo no, anche a mettere in piedi questo, questo progetto che eh, sta funzionando. Manca un po' nella politica anche una visione un pochino più imprenditoriale. So, dipende da quello che si intende per imprenditoriale intanto io vorrei eh, come dire spezzare una lancia nel sì. senso che io non è che sono contro il Natale no no, no, certo. no. Insomma, se c'è quel mostriciatolo eh, no, no, ce l'ha col Natale con i bambini, no no tutt'altro, anzi sono per il Natale, sono per le feste sono per tutto quello tutto che crea che gli divertimento gli amici, sì, no per tutto quello stas che, stas che stas crea divertimento e sì. gioia figuriamoci, non è quello il problema definirlo turismo io, ecco, su questo qualche, qualche dubbio ce l'ho. Ecco. E che cos'è? Visita cos sono visitatori, visitatori mm. di un giorno, va bene, funzionano per certe attività, ma forse il turismo è una cosa diversa, una cosa più strutturata. Comunque, al di là di questo, tanto non, non credo che sia l'elemento eh, decisivo. No, la cosa, la cosa secondo me importante è cercare davvero di capire cosa si vuole, non solo per Arezzo, ma io direi anche per la provincia di Arezzo che poi al suo interno, ritorno al ragionamento che tentavo di fare prima, è diversificata, perché il Valdarno è la Valdichiana, la Valdichiana non è il Casentino, il Casentino non è la Valtiberina, ognuno ha le sue specificità, che nel passato si sono anche stratificate, il Valdarno per esempio è un grande sviluppo industriale, c'è stato, e non solo da ora partito negli anni 20 e negli anni 30, la Valdichiana ha scoperto recentemente una sua vocazione turistica, ma in precedenza era ovviamente un serbatoio importante per l'agricoltura e per certi tipi di, di aziende, il Casentino forse più legato, alla, per, per cui ecco, è una situazione diversificata quella della provincia di Arezzo. Cosa, cosa fare? Ma io credo che la, la cosa che la politica dovrebbe fare, lo dicevo prima, è darsi un progetto. E devo dire che in questo senso, se mi permetti, una tiratina d'orecchia lo voglio anche fare ai mezzi di informazione, mm. ma lo sai perché? Perché io mi sono accorto di un fatto: leggendo i giornali, guardando il web, guardando le trasmissioni, eccetera, mi sono accorto di un fatto: e cioè che lo spazio che si riserva alle cose meno importanti è enormemente superiore rispetto a quello che si riserva alle cose più ah, importanti. Cioè, tanto per capirsi, eh, lo diceva prima molto bene eh, Franchini, si dà molto spazio agli annunci e poco invece alla sostanza dei fatti. E questo in genera una sorta di cortocircuito informativo per cui tutte le volte, come dire, si alza il livello dell'asticella. Io non so, tra un po' arriveremo da parte di qualche sindaco a annunciare il lancio di qualche missile verso la luna oltre no, Chi sarà questo oltre, sindaco? No, no, non voglio fare no, oltre <ride> non si può andare, oltre non si può andare. Per cui la torre è già piazzata. <ride> per cui ecco, in questo senso un po' di responsabilità ce l'ha anche l'informazione. Ma ovviamente l'informazione fa il suo mestiere, nel senso che lavora sulle notizie che attirano. Per cui la politica, secondo me, deve fare a mio avviso intanto un grande bagno di umiltà cosa che ultimamente invece vedo poco nei politici, convinti tutti di essere dei grandi premi Nobel. Dall'altro deve fare più progettualità e il terzo punto deve confrontarsi con le imprese e con i soggetti sociali. Non basta un confronto una volta all'anno, ci vuole un confronto continuo, perché lo diceva molto bene prima lui, la velocità che oggi e l'accelerazione che oggi hanno i processi produttivi ed economici è tale che richiede un confronto continuo. Non ci si può limitare al tavolo che una volta veniva fatto se andava bene una volta ogni due o tre mesi e soprattutto pensare a come lavorare su due temi. Il tema dell'innovazione, il tema della sburocratizzazione e aggiungerei a questi due il tema di un'economia vocata di più all'ambiente. Cioè su questi tre argomenti io credo che la politica potrebbe fare molto. Ehm, sempre per citare, perché è stato qui, non perché lo voglio citare per forza, è stato qui la settimana scorsa Macri, lui diceva eh, basta anche saccheggi nel nostro territorio, citava non perché sia stato un saccheggio, perché c'è stata ovviamente una gara che tra l'altro ha avuto un esito ancora ulteriormente favorevole alla regione toscana no? per quanto riguarda i trasporti, no? quindi con la gara del trasporto unico regionale, però dice è andato ai francesi. Eh, lui dice anche nei servizi pubblici ci potrebbero essere diverse possibilità occupazionali se si intraprendessero certi tipi di strade. È così? Oppure, no? ma secondo me, ad Arezzo si è persa un'occasione, ma si è persa non ora, si è persa qualche anno fa. E cioè il tema della multiservizi, cioè il fatto dell'energia, dei rifiuti e, del, e dell'acqua uniti all'interno di un'unica azienda. Ma questo si è perso il treno direi diversi, diversi anni fa e questo è un tema che però ritorna sempre prepotentemente all'attenzione perché effettivamente il tema dei servizi è un tema importante. Poi ci sarebbe casomai con Francesco Macri da discutere anche delle bollette, ma questo è un altro tipo di ragionamento sì. perché, non, perché non è pensabile, ma io lo dico in questo caso da utente che eh, voglio dire il 60-70% sia fatto di tasse. E il 30%-40% di prodotto, cioè questa è una roba che, che non esiste, ma vale per lui come vale per le energetiche. Cioè, invece una cosa interessante, a mio avviso, l'ha detta ultimamente eh, mi sembra la, la Conf Commercio, la direttrice Conf Commercio, la Catiuscia Fei, dove ha detto va benissimo il Natale, però cominciamo a metterci qualcosa in più dentro. Ecco, questo è un argomento che forse è sfuggito anche al dibattito, che invece secondo me è estremamente interessante. Cioè le nostre città per vendersi, non possono solo e soltanto portare eh, tradizioni dal, da fuori, tanto per tornare al ragionamento facciamo a creare. cioè i tirolesi ad Arezzo mi vanno bene, non è quello il problema, però voglio dire, la città di Arezzo, la provincia di Arezzo, il territorio aretino hanno bisogno dei tirolesi? Ecco, questa è la domanda che io faccio. Oppure ci sono tante bellezze da valorizzare storiche, artistiche, enogastronomiche, se possiamo mettere tutto quello ci sono che la vogliamo oggi su... Sud, Questa da, mi è sfuggita, non lo so. Sulla nazione che il mercato di Natale è, sta, è meglio di Piero della Francesca, Appunto. allora capisci bene che poi quell'elemento di qualità che veniva ricordato prima, perché il nostro scusate. artigianato, io lo vorrei dire, non è che è nato per caso, è nato perché dietro c'è una storia, una tradizione eh, che viene dal Rinascimento e forse anche prima, se si pensa a quello che erano gli etruschi, per esempio ad Arezzo o i vasi corallini aretini. Per cui alla fine la storia e la cultura sono sempre importanti. E questo, insomma, non, non c'è dubbio. E volevi aggiungere qualcosa? Sì, no, io appunto quello che, che volevo dire è eh, spesso e volentieri ci si dimentica di... Mh, io mh, non vado molto spesso in centro o in, in città a piedi, però ci vado, insomma. Ecco, come si fa a non vedere le tante saracinesche chiuse come si fa a non capire che lì dentro c'era almeno, almeno una o due e poi anche più persone che lavoravano? E che, che ecco, non viene in mente che si pensi di fare un qualche cosa, perché io, ripeto, eh, sapete quanto mi sono battuto per il discorso di Saione, per e dire, no, eh, sembra che qualcosina si sia smossa appunto con questo… Sì, no, sì va bene, però… Al, al, al di là di questo. Per, ecco, io dico che eh, qui veramente bisogna cominciare a contarsi, a contarsi e a capire quali sono le diversità che ci sono tra, tra di noi, ma quali sono anche tutte quelle difficoltà che l'imprenditore, l'artigiano, il, il commerciante trova per cercare perché chiude, perché. Quindi è questo che, cioè, io raccontavo, cioè, oggi se tu hai un magazzino, diciamo, abbastanza consistente, sei un disgraziato. Sei un disgraziato perché il magazzino diventa utile. Ma com'è? Com Ma come funziona? Io ho la, la merce che non, forse non venderò nemmeno più perché io mi trovo lì, ad averla lì, e tutti gli anni c'è Paolo Tassi. Ma, insomma, ma dove siamo? Ma quindi, di per non parlare di anticipazione, esatto. Quindi, cioè, io credo che, ma poi, guarda, si sta vedendo: sembrava che tutto fosse cambiato. Io, sapete che cioè, dal primo di gennaio, diciamo, vanno in onda chiamiamo così questi registratori di cassa nuovi. Quindi questi... Io non capite, non potete pensare alle difficoltà che ci sono. Allora. Doveva scomparire tutto, no? tutto si farà su video, ormai nei computer rimarrà tutto nelle memorie. No, io, io dall'inizio dell'anno ad oggi, che è, che è la fatturazione elettronica, tutte quelle cose, io ho una montagna di carta così. Perché la, la fattura di cortesia, devi stampare quella che ti mandano loro di cortesia, poi c'è quella vera, poi c'è quella. Cioè, io. Ma come si fa a pensare e a raccontare delle, delle falsità, perché sono falsità, delle falsità che tutto sarebbe più eh, normale, sarebbe stato più, più semplificato. E non è vero niente. Quindi, è, è qui, secondo me, il, il grido di allarme, che le, le aziende. Io so che Ora sai che ci vogliono un po' di tempo per cancellare le aziende, no? Perché dice che se no ti arrivava sempre, ti continuava ad arrivare l'INA, l'INPS, no? E quindi se, sembra che ci vogliono tre mesi per chiudere. Di, sembra che a, a Roma ci siano, a Roma, insomma, nelle varie città anche, ci siano 330-340 mila prenotazioni per le chiusure dei, del commercio dei, 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 a 31 dicembre. Ma, cioè, ma di queste cose ne parla nessuno o no? Oppure si parla di, non so, ma io sento, e mi piace ascoltare, mi piace perché le trasmissioni che dove, dove ci sono i nostri politici le vedo quasi tutte, no? Ma io a me non mi sembra che siano vicini al mondo dell'impresa, al mondo di chi effettivamente la mattina si alza, deve tirare su la stracinesca e, 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 o, e cominciare a fare un lavoro di qualsiasi tipo si tratta. Questi parlano così di... Ma infatti, cioè, facendo... prima Massimo Anselmi dice, l'impedito che è abituato a fare per conto proprio perché tanto sa che... no, sì, ne, ma, ho capito, ma, ce ma, ma vedi tanto. poi dopo... No, no, certo, alcuni non ce non la fanno Non parte, ti dovrebbero ma... tassare e non eh. dovrebbero prendersi i stipendi che prendono, insomma no, perché ti hai pagato la banca di Bari per ah. dire molto fuori che lì il CSM ha eh, eh, ah, 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 addirittura... No? Ma lì c'era gente, no? gente che prendeva 600 mila euro all'anno di stipendio, è quella gente che ha fatto fallire questa banca stava per far fallire questa banca quindi, cioè, ma questi, questi non, le, non si guardano non si semplificano le cose un imprenditore sente così lontano la politica? è una messa meglio a fuoco nel senso che io non ho mai fatto molto affidamento e quindi sì eh, anche io ascolto la politica ma poi mi faccio una mia politica all'interno delle, delle attività che, che cerco di costruire e di far funzionare proprio perché abbiamo fatto sempre riferimento alle nostre capacità di creare e di trasformare. E' effettivamente molto difficile eh, perché la politica è, dovrebbe essere come un'azienda, quindi serve una programmazione, serve coerenza, serve continuità, serve un obiettivo e non sempre eh, io leggo questo nella politica, quindi eh, devo pensare più a come far funzionare le cose con le mie capacità, con le mie forze. Questo è il principio che mi ha sempre spinto comunque a... Perseguire un obiettivo facendo riferimento solo a quelle che potevano essere le capacità dell'impresa stessa. Faccio un'ultima domanda: politica a Paolo Brandi, teme che la regione possa passare al centro-destra e se il centro-sinistra si sta preparando per queste elezioni comunali spunterà fuori il nome giusto? Ultimamente evito le previsioni perché non azzecco sì. una, per cui è, è complicato. No? Se, avessi, è eh, sì, se avessi la palla di vetro, te lo direi. No, io credo che in Toscana il centro-sinistra dovrebbe prevalere. Ecco, dovrebbe. Ci metto il condizionale perché non sono del tutto convinto, anche perché su questo ho avuto anche come dire, delle discussioni abbastanza accese con alcuni compagni ed amici di partito che in qualche modo sottovalutano secondo me un aspetto della Toscana in particolare ma più in generale delle regioni che una volta erano cosiddette rosse e cioè il fatto che c'è quasi un automatismo tra il passare il voto da, da sinistra alla, alla Lega cosa che non è avvenuta in altre situazioni in altre situazioni diciamo quegli elettori lì hanno privilegiato il movimento di 5 Stelle in Toscana no, c'è una sorta di automatismo per cui chi votava Dico PC, ormai il PC è passato da tanto tempo, oggi vota, vota Lega. E questo è un aspetto che secondo me andrebbe approfondito del perché è accaduto questo e sta accadendo questo. Per cui fare delle previsioni è complicato, però vedo che sull'asse Firenze-Pisa-Prato, diciamo laddove si concentra la, la, la gran massa dell'elettorato toscano, mi pare che il centro-sinistra sia prevalente, un pochino meno nelle aree cosiddette marginali, quindi Grosseto, stessa Arezzo, eccetera. Sul comune d'Arezzo non mi esprimo perché, non essendo aretino nel senso di, 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 di città, mi diventa anche difficile dare un giudizio. Credo che alla fine, però, il centro-sinistra troverà una candidatura veramente competitiva per quanto riguarda il comune. Fabio, qui chiudiamo perché tu te ne vai. Io vado, vado sì, vado ai Caraibi. Eh, Bravo, stanotte. A stanotte. proprio stanotte. sì quindi ripartiremo dopo tra cioè, nell'anno nuovo dimmi ci racconterai quello che com'è sarà i paradisi dei caraibi vado a girare <ride> rimasti la situazione no io c'è c'è e eccetera eh, sì. è rimasto eh, l'ultima puntata sì. e eh, quindi ci mancano sì. attori eh, sì sì, eh, sì, eh, sì eh, parte eh, eh, chiedi pure pensato, perché, perché, siamo Guarda, se ci vuoi portare con te, mi chiedo se c'ho posto. Una... <ride> grazie a Fabio Moghi, grazie a Massimo Anselmi, a Paolo Brandi. All'anno nuovo, a Piano eh, Franchi. Quindi... Ci vediamo l'anno nuovo. Grazie. Buona serata.